e locali. Andare avanti e di reagire alla sfida terroristica ha portato noi familiari delle vittime a non arrendersi, chiedendo da subito verità e giustizia. Ha portato la cittadinanza a stringersi intorno a noi, reagendo contro ogni volontà di imporre il disimpegno e la rassegnazione. Ha portato la parte sana dello Stato, forze dell'ordine e magistrati onesti a cercare di smascherare chi aveva voluto, pianificato ed eseguito quella strage. L'associazione combatte in prima linea perché si faccia luce su questa strage, ma ha fatto di questa strage un valore democratico universale. Non è soltanto in questione la giustizia per quelle vittime, che pure è fondamentale. Si sono fatti carico di richiedere la giustizia per tutte le vittime. Ad eseguire materialmente la strage sono stati i neofascisti dei NAR, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Savardini. Riceviamo ogni giorno lettere di solidarietà e attestati di stima da cittadini indignati che ci spronano a continuare a gridare ad alta voce lo scandalo di questi due stragisti pluriomicidi che hanno scontato condanne pagate a prezzo di saldo. Non ne esiste detenuto in Italia che abbia goduto di maggiori benefici. A depistare le indagini sono stati Licio Gelli, gran maestro della loggia massonica P2, il faccendiere Francesco Pazienza, gli appartenenti al SISBI, generale Musumeci e colonnello Belmonte, uomini al vertice del servizio segreto militari, entrambi iscritti alla loggia massonica P2. In questo paese esiste un grumo cancerogeno che ha attraversato 30 anni di storia italiana facendo stragi, uccidendo magistrati e politici scomodi, autotutelandosi presso le istituzioni. Chiaro e costante che ogni 2 agosto su quella piazza l'associazione ha voluto ribadire è che noi vogliamo un altro Stato, che questo Stato non corrisponde abbastanza all'ideale democratico che abbiamo in mente. L'odio, ma il senso di dignità, perché senza esigenza di memoria e pretesa di giustizia non vi è vita collettiva che abbia un senso e un valore. Questa manifestazione, la solidarietà e la partecipazione dei cittadini che ogni 2 agosto vogliono farci sentire la loro vicinanza non è un elemento di disturbo da eliminare, ma un segno di una società civile vitale che non è disposta a farsi zittire da chi vorrebbe avere a che fare con sudditi e non con cittadini dotati di senso critico. La stima che abbiamo ottenuto dai cittadini è stata grande e ci auguriamo di poterla mantenere anche per i prossimi anni. Questa piazza è ancora oggi, come 30 anni fa, solidarietà e democrazia. Grazie. Sorella di Franco partiva per il mare, lo zaino, il sacco a pelo e 100.000 lire. E fu all'angolo di via Ernerio che sentì l'esplosione. Poi nel sole del mattino vide il volo cieco di un piccione.
passò un momento sospeso, polvere spettri fuggenti, prima di un po' di luce, per Bologna i suoi lamenti. Lele era un bambino e rimase fermo ad ascoltare le frasi in dialetto che il postino diceva al padre. Era solo un bambino, ma ricorda ancora bene la faccia di quell'uomo e il grido delle sirene. Passò un giorno per capire, poi giornalisti e il presidente, prima di un po' di luce per Bologna e la sua gente. Noi vogliamo la verità, non vogliamo vendetta, noi vogliamo la verità. Salì sul taxi, coi feriti accanto, guidò fino all'alba e poi si arrese al pianto. Dal sedile di dietro il sangue era preso, gli parlava di morte, dell'orrore improvviso. Passarono mesi e stagioni, omissioni e servizi deviati, prima di un po' di luce per Bologna e i suoi magistrati. Noi non ci fermeremo, noi vogliamo la verità, vogliamo sapere i mandanti di queste strage. Maria di 20 anni aveva il mondo davanti e lo sguardo più dolce di chi non può aver rimpianti. Maria se n'è andata come un angelo. Perché comunque è un nostro diritto, è un nostro diritto e un dovere anche trasmettere questa volontà, questa voglia di esserci. Inghiottita nel nulla, in un attimo solo, passarono più di 10 anni, quante promesse infinite, prima di un po' di luce per Bologna e le sue ferite. Il fatto che questa associazione comunque dopo 30 anni, con tutti gli ostacoli, con tutte le persone che si sono rivoltate contro, esista ancora, vuol dire che ha una base di forza. Ora toccheranno portarla avanti. Noi giovani. Il giorno che il cielo cadde su Bologna, piovvero pietre, fiamme e vergogne. Una breccia nel muro e un'altra nel cuore, quando il ricordo è radice, custodisce il dolore. Quando il ricordo è radice, il futuro avrà un fiore. L'importante è resistere. Questo ce lo avevano suggerito dall'inizio. Siamo ancora qui a resistere. Passò secolo e millenni, menzogne e governi e sentenze, prima di un po' di luce per Bologna e le sue coscienze. Passò una generazione, l'oratore e il testimone, resta il profumo di un fiore, per Bologna la sua stazione, il fiore della memoria che sboccia in ogni stagione. Te
bello, signora. Aveva 20 anni, studente di economia e commercio, amava suonare e tornava dalle vacanze al mare. L'ultima sua foto è stata fatta il giorno pomeriggio al Conero, a Sirolo. Come si chiamava? Davide Caprioli. Il mio amico che era seduto a fianco, lui è rimasto morto sul colpo e invece io non è stato così. Io ricordo ancora, dovevo cercare mio fratello a 20 anni. E non lo trovavo ed ero sul primo binario, ricordo l'odore, il sangue, la polvere, vedevi pezzi di mani, di piedi. Mio marito e mia figlia si trovavano in stazione perché dovevano timbrare le tessere che alla sera partivano, partivamo per andare in vacanza. Purtroppo entrarono pochi attimi prima dello scoppio. E mia figlia è rimasta ferita, aveva 11 anni, mio marito fortunatamente non si fece niente, però le ferite rimangono impresse. Ricordo che stavo leggendo il giornale, erano i giochi olimpici, semplicemente quando è scoppiato mi ha trovato così, leggendo il giornale. E poi? E poi, non più il nulla praticamente, cioè mi avranno preso, mi avranno portato all'ospedale, cioè sono stato in rianimazione. Per poche secondi, grazie a un vigile, l'ho sempre detto in una testimonianza, 15 secondi mi hanno permesso di non essere nel punto dello scoppio, ero nell'atrio delle biglietterie, quindi ci siamo solo tagliati con vite, quindi siamo stati anche fortunati. Il figlio è volato perché 6 anni, un peso è leggero, ma lo scoppio è stato tremendo. Poi uscendo, vedendo tutto questo gran polverone, la stazione abbassata, l'ala della stazione abbassata, è stata una cosa un po' traumatica. La sera, quando si accorse che non c'era più nessuno all'ospedale e c'ero solo io, la prima cosa che mi disse fu: ma mamma, cosa ho fatto di male che mi volevano uccidere? Questa è una frase che, detta da una bambina di 11 anni, rimane impressa. Più avanti, in tutto il libro, si può dire che lei ripeta attraverso diversi capitoli un unico tormentone: noi con i servizi segreti, con gli infiltraggi, con quel mondo lì, con cui pure una certa destra ha avuto degli elementi di contiguità, non abbiamo mai voluto avere nulla a che vedere. Lei ha detto: io Licio Gelli non l'ho mai visto, noi non abbiamo proprio nulla a scattire, non erano nostri potenziali alleati, ma nostri nemici. Ci può spiegare in maniera convincente perché? Beh, non era un tormentone, diciamo che la nostra storia è stata anche molto maldestra per certi versi, e quindi noi abbiamo spiegato. Successe una cosa durante il processo, che alle domande io dissi: io cercherò di rispondervi non con la conoscenza dei fatti e l'intelligenza che ho sviluppato 10 anni dopo, 15 anni dopo, cercherò di rispondervi con quel poco che sapevo a 21 anni, a 22 anni, e quindi ho provato a dare... Cosa sapeva a 21 anni? Sapevo molto poco, sapevo questo timore, perché lo dicevano tutti, che l'estrema destra fosse piena di infiltrati, quindi ecco, noi siamo le leggo solo un passaggio, sì. Lei dice, intervistato da Colombo: quelli del Movimento Sociale ci dicevano che non bisognava fidarsi di delle chiaie che era infiltrato, quelli di Avanguardia Nazionale, l'organizzazione delle chiaie, dicevano che le spie erano nel Movimento Sociale e in Ordine Nuovo, quelli di Ordine Nuovo dicevano che le spie erano del Movimento Sociale e di Avanguardia Nazionale, sembra un quadro incredibile. No, non è incredibile. Non ci si poteva fidare di nessuno a destra. Sostanzialmente non ci si poteva fidare di nessuno, o comunque quella è stata la percezione che abbiamo avuto noi. E quindi io ho spiegato ad Andrea, ma l'avevo spiegato anche durante il processo, che parte delle cose stupide che abbiamo fatto, parte delle cose anche feroci che abbiamo fatto, nascevano proprio da questo timore di essere comunque circondati, di avere comunque intorno a noi gente che voleva infiltrarci. Poi, passati molti anni, lette meglio le carte ed essendoci accorti che le accuse che prima facevano ad altri, nel frattempo le stavano facendo a noi, abbiamo capito molte altre cose e abbiamo sviluppato una posizione un po' più tranquilla.
Noi ci siamo mossi in quegli anni in maniera molto, anche molto violenta e molto feroce, per questo costante.